Vieni giù con me nel posto dove vivo. Siamo a Caivano, in provincia di Napoli. 45.000 abitanti e tante, troppe rapine. Il posto dove vivo. E proprio qui, a Via Clanio, si trova l'esercizio commerciale più rapinato d'Italia, con un record di 9 rapine a mano armata in 8 anni e 2 furti notturni. La macelleria della signora Fortuna Tondi è davvero una preda ambita. Siamo andati a scoprire perché. Come mai prima del 2000 non c'era stata nessuna rapina? Perché avevamo la caserma qua dietro. E proprio nel 98-99 se n'è andata, l'hanno trasferita dove sta. Io vedo che lei ha dei numeri scritti là dietro. Che numeri sono? È la polizia di Afragola e i carabinieri di Caivano. Come mai se li ha scritti addirittura lì per non dimenticarli? Eh certo, perché li deve tenere alla mano. Perché qua ne abbiamo bisogno al momento. Allora, l'ultima rapina che me ne sono accorto, lui stava vicino alla cassa a prendere i soldi e io dietro al palazzo, però non ho fatto in tempo quando lui ha aperto la macchina, con la mano, una mano ha aperto la macchina, l'altra mano ci aveva la pistola a salve che mi sparava pure, e ci chiamava, e due bastonate che si trovavano, un coppo braccio che si trovava lo sportiello della macchina, però fortunatamente non avevo più in capo. Se io riuscivo a pigliare in capo, portassi pure che rimaneva all'interno. E quella se va la mia. La cosa più bella che ieri soddisfatto, se io rimanevo in terra stesso. Chiamo la caserma, la pattuglia non ci sto. E hanno ragione anche loro. Non mi voglio pigliare che i carabinieri, però si chiama la caserma, che c'è subito la rapina. E la pattuglia non ci sto. Io a chi mi ci rivolgo? Con questo? No, vai piano piano. Se io pizzicavo, mi portavo il catino, mi mangiavo a muzzico. A muzzica! Quando hanno aggredito mio figlio incinta, ci hanno messo la pistola in bocca. Mio figlio, a 8, a 7 rapine che ha subito, ha rotto una lattina in lui, un barattino di olio che era l'alluminio, l'ha schiattato in capo a uno che ci ha rotto pure la capa, però pure se ne sono scappato. Però i soldi sono sempre pigliati. Quali sono stati i danni di tutte queste rapine? Il bottino è complessivamente sui 120-130 mila euro. Ma io non sono con l'unica rapinata che abbassa qua. Siamo abbassa la strada qua, abbassa il mercato. Ci sta un altro macellaio come me che ha pure subito la 6 o 7 rapine. La merceria, 3 o 4 rapine pure la merceria. Non gli aveva fine, ha chiuso e se n'è andato. Ma io solo questo so fare. Dove vado? A 54 anni. E invece i danni morali alla sua famiglia? Ci hanno sfasciati. Ci ha sfasciato perché l'unico maschio che abbiamo di figlio e se n'è scappato. E se n'è andata una femmina che stanno tutte e due a nord, uno sta a Modena e un altro sta in Toscana. E poi è rimasta lei che lei pensa, come dice e fa, non ci abbandonerà mai, però sta male. E quelle che mi mancano i nipotini. Non li vede mai? Sì, li vede al computer, ci parla al computer.